che c'era da cercare alcuni aspetti che dobbiamo, anche alcuni sincronismi che vanno trovati in fretta, e ci si è provato nonostante appunto i carichi, però ho visto già più fluidità e sono stati dei progressi. Dobbiamo migliorare ancora molto, non c'è da essere, però ho visto cercare soluzioni, ho visto cercare quello che avevo chiesto, cercare la profondità, cercare cose che dobbiamo trovare, soprattutto quando avremo anche più gamba, diventerà anche più facile. Però l'idea c'è stata. Ma lui è più, riesce magari a dare il meglio più da interno, anche se in quel ruolo là, magari una partita difensiva può essere un giocatore che può servire. Magari in partite dove hai più il pallino, è più un giocatore che può giocare da interno. Però, fa sempre parte delle varie prove, delle varie situazioni da verificare. Insomma. No, ma ci stanno provando tutti, onestamente, tutti quanti ripeto, dobbiamo riuscire ad attaccare più spazi, magari nelle caratteristiche di tanti giocatori c'è la capacità di essere bravi anche palla al piede. Allora questo magari può diventare... come posso dire, una cosa che, no, che vincono, una peculiarità importante, però dobbiamo aggiungere anche magari proprio il movimento senza palla e ci stiamo lavorando, però sono tutti quanti, poi sono dei giocatori, Pitu, lui, Gomez, gli altri, insomma, in quella là, che riescono nell'uno contro uno a essere giocatori importanti. Ma Federico arriva da un infortunio e credo che abbia bisogno, secondo me, di giocare con continuità, appunto perché viene da un'annata sfortunata e per cui adesso si valuteranno tutte le cose. Un giocatore sicuramente che sta facendo progressi anche proprio per l'infortunio, nel senso che ha ripreso a lavorare ed è normale magari pagare dazio all'inizio, però un giocatore che ha delle qualità, adesso è da capire bene cos'è meglio per lui in questo momento. Ma io mi auguro di migliorare il più possibile. Siamo ancora in fase di rodaggio e questo, nonostante questo, c'è la capacità comunque di stare in campo. Ripeto, è tutto da migliorare, lo sappiamo, ma è no, come normale in questa fase. Per cui io sono convinto, insomma, che la strada è quella giusta e dobbiamo solo trovare brillantezza, trovare freschezza e continuare su questa strada, perché vedo proprio che c'è la ricerca di migliorare tutti i giorni. Questo secondo me è l'aspetto positivo. Ma Spalling no sicuro, Spalling no sicuro. Tra Biagianti e Jamal bisognerà valutare nei prossimi giorni. Può essere, loro hanno delle possibilità, mentre per Spalling no sicuramente. Ma io mi auguro che tutte le mie scelte siano difficili. Questo significa che ho dei giocatori che hanno le capacità per giocare, hanno la capacità per rendermi le notti più difficili per le scelte che dovrò fare, per cui è ovvio che per tutti quanti mi auguro che ci siano scelte difficili da fare. Questo vorrebbe dire imbarazzo della scelta, e questo è stato positivo per quanto riguarda il Catania. No, certezza nel senso che no, dobbiamo trovare, ovvio che siamo in una fase, come dicevo prima, di rodaggio. Dobbiamo finire questo rodaggio, dobbiamo portare la macchina a puntino e poi nel momento che abbiamo trovato queste certezze, parlo. Andare a poter verificare altre cose. No, ma adesso per dire, io credo che le certezze si trovano non in un reparto, si trovano di squadra. Noi certezze ne abbiamo, ovvio che quando parlo di certezze voglio dire rodare una squadra, cercare di avere dei meccanismi tali che non sono più una ricerca di avere il meccanismo, ma un'automaticità nel meccanismo. Per cui, e quando parlo di rodaggio, quando parlo di meccanismi, quando parlo di certezze, è più su queste cose che mi riferisco. Questo è un bel casino. No, nel senso che comunque sapete anche voi come funziona il mercato, ci sono dei ragazzi magari che andranno via Ecco, questo perché... non le pone problemi, questo È anche per l'allenatore sarebbe bello avere la rosa il 15 luglio fatta, che con il mercato chiuso tutto quanto sarebbe tutto più semplice, però se io dicessi questo sarebbe come dire che mi sto mettendo le mani avanti perché voglio salvaguardare il mio lavoro. È normale che sarebbe meglio se fosse tutto diverso, però non è così, ne prendiamo atto e dobbiamo lavorare così, non bisogna piangerci addosso, cioè, vi parlo da allenatore, sappiamo che così io devo lavorare con tutti, su tutti, perché in questo calcio può capitare qualsiasi cosa. di Roma. Ma andiamo a incontrare probabilmente la squadra che tutti quanti, tutta Italia sta aspettando di più, la squadra che probabilmente per
per mille cose, molto rinnovata dalla guida tecnica a tanti giocatori, per cui credo che quella sia la squadra più attesa e questo deve essere stimolante, non deve assolutamente metterci nessun timore, dobbiamo solo prepararci al meglio per questo. Ne prendiamo atto, sappiamo che abbiamo un inizio abbastanza tosto, insomma, senza, però non, questo non vuol dire nulla, vuol dire che ci prepareremo al meglio, ci faremo trovare pronti. Tanto, dire, la frase è sempre la solita, dobbiamo incontrare tutte, è normale che magari prendi atto, poi devi incontrare delle partite sicuramente tutte quante importanti, anche se lo sono, ripeto, anche se lo sono tutte, cioè, sono considerazioni banali, però è la verità.